Il tempo scivola via, così cantava Neil Young tanti anni fa, in una canzone piuttosto triste. Certo, il tempo scivola via e noi tendiamo a non celebrarlo in alcun modo, a non sfruttarlo in modo costruttivo. Il tempo scivola via e noi non ci diamo il tempo di vivere il tempo. È curioso come in questo tempo moderno siamo in continuazione in una corsa continua per il lavoro, per i divertimenti e quant'altro. Non ci prendiamo il tempo di occupare la vita dal tanto che siamo preoccupati dal fare, dal correre e quant'altro. Non riusciamo a vivere la vita per la fretta di vivere, potremmo dire. Molto curioso tutto questo. È anche molto triste. Non facciamo in tempo a sperimentare qualche cosa che subito lo postiamo sui social o mandiamo il video, la foto agli amici su WhatsApp o altre cose del genere. Mi è capitato in varie occasioni di trovarmi dei concerti in cui le persone invece che sentire il concerto lo filmavano per poi spedirlo a amici, conoscenti e quant'altro. O stessa cosa delle conferenze. Ma se non stai ascoltando il concerto, non lo stai vivendo, è tempo perso. È più importante postarlo che viverlo, che gustarlo. Attenzione. Finiamo per vivere una vita virtuale e non godere più la vita vera. Non apprezzare più le cose per ciò che sono. Per vivere pienamente la vita abbiamo bisogno di darci tempo. Nel mito cristiano, ad esempio, c'è l'immagine di Gesù che riceve il battesimo nel Giordano da Giovanni Battista e, sapete, riceve lo Spirito Santo, non ci si aprono, la colomba scende e così via. Ovviamente queste sono immagini simboliche per rappresentare un'esperienza mistica molto profonda di Gesù, no? Ma Gesù non è che corre non a postare perché all'epoca internet non c'era, ma neanche a dire subito: oh, ragazzi, ho avuto lo Spirito Santo, sono qui, no? Sono diventato figlio di Dio. No, si dà tempo, si prende, va nel deserto, 40 giorni di meditazione nel deserto per cercare di capire se, che cos'è ciò che ha vissuto, se e quanto è importante, quanto è vero e quanto è reale. Questo è ciò che fa Gesù. Nel libro di Hermann Hesse, Siddhartha dice che le cose che lui sa fare, digiunare, aspettare, meditare, aspettare, darsi tempo. Ecco, noi abbiamo perso questa capacità di darci il tempo, di vivere pienamente la nostra interiorità, le nostre esperienze. Ci manca capacità di stare calmi, tranquilli, centrati in noi stessi, ad ascoltare ciò che bolle dentro di noi. Se non impariamo a darci tempo, allora il tempo sfugge via e non lascia che una sensazione di vuoto, di spreco. Arriviamo sulla soglia della morte,
E ci sembra di non aver vissuto, abbiamo sprecato il nostro tempo, non abbiamo abitato il nostro tempo, non l'abbiamo vissuto. Quindi attenzione, attenzione a non sprecare il nostro tempo, a darci tempo, a vivere il tempo che ci è concesso pienamente e completamente. Meditare è uno dei tanti modi per abitare il tempo, ma ce ne sono tanti altri. Troviamo ognuno di noi il nostro modo per abitare, celebrare e rendere fattivo e creativo il nostro tempo.